Abbiamo individuato una pericolosa banda criminale finalizzata alla bancarotta fraudolenta, alla sottrazione, alla distrazione di grosse somme e che ha determinato il fallimento dell'Almec e il fallimento di numerose altre società collegate. E quindi questo lavoro è stato un lavoro molto analitico grazie all'encomiabile opera della Guardia di Finanza, nucleo tributario, tenenza, sezione di PG della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, grazie all'impegno di tutti. È un lavoro che è durato oltre un anno, perché con una serie di società sparse per l'Italia, Pontedera, San Marino, Svizzera, Roma. Quindi era un gruppo che attraverso scatole cinesi sottraeva risorse ad aziende anche vitali come l'Almec per sottrarle e per potersene poi impossessare. Le quattro persone finite ai domiciliari le ha definite professionisti della truffa? Erano persone che hanno sistematicamente creato, ripeto, l'imputazione per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta. Erano persone che hanno creato una serie di scatole cinesi con il compito di sottrarre risorse e di poi dirottare queste risorse all'estero per potersene impossessare. Sì, avete visto anche dalle parole del signor procuratore, che voglio ancora ringraziare per l'abile e accorta opera di guida che ha fatto in circa 2 anni di indagini. Ripeto, come avete visto anche da quello che abbiamo detto prima, l'indagine è una dimensione ultranazionale, perché investe anche la Svizzera, ovviamente alcuni aspetti, e San Marino. Gli accertamenti sono ancora in corso perché sono complessi, una rilevantissima mole di carte. Avete visto anche oggi purtroppo l'assenza, dico purtroppo perché mi avrebbe fatto piacere che fossero qui con noi, degli autori materiali dell'indagine, in particolare il comandante del nucleo di polizia tributaria, che voglio ringraziare ufficialmente in questa sede, e i militari del nucleo di polizia tributaria di Avellino, che hanno svolto in modo veramente encomiabile questa indagine capillare difficilissima che, come diceva lei prima, non è ancora alla conclusione perché ci sono aspetti ancora da approfondire in maniera minuziosa.